Buongiorno a tutti, 21 dicembre, eccoci qua, vediamo ancora oggi cosa ci propone il libro dell'anno. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, Ebrei 4,14. Il nostro sommo sacerdote è Gesù, un grande sommo sacerdote. Gesù è il nostro Messia, unto, il Cristo, è il Re, il Sommo, il Sacerdote, il Profeta per eccellenza. Noi abbiamo un grande Sommo Sacerdote, quindi dobbiamo essere tranquilli e vivere per Lui. Motti di oggi, qual è lo scopo della tua vita? Qual è lo scopo della tua vita? Dobbiamo decidere. Per quanto mi riguarda, lo scopo è servire il Signore Gesù, annunciare Gesù. Tutti dovremmo avere questo scopo, annunciare il Signore Gesù. Dobbiamo decidere qual è lo scopo della nostra vita, accumulare soldi o vivere per Gesù, per annunciare questo Vangelo della vita e della salvezza. Decidiamo qual è lo scopo della nostra vita. Predica Cristo sempre, sempre di più, Lui è tutto il Vangelo. Predica Cristo, sì, noi non predichiamo una religione, lo diciamo sempre, noi predichiamo Cristo, il nostro Signore, che ha dato la vita per noi, che è morto al nostro posto, che ha pagato la pena che avremmo dovuto pagare noi per i nostri peccati. Noi predichiamo Cristo, predichiamo la salvezza per grazia mediante la fede, la salvezza che si ottiene per soltanto guardando al Signore Gesù, che è un dono. La grazia significa che la salvezza ci è offerta in dono e noi predichiamo Cristo, che è la salvezza. Non predichiamo una religione, lo ripetiamo ancora una volta. Noi predichiamo Cristo, solo Cristo. Lui è tutto il Vangelo. Oggi in quadro c'è lo schema dell'AIDS nella Bibbia. Domani c'è la spiegazione. Domani c'è la spiegazione. Quindi guardatevelo nel libro, chi ce l'ha. Nel piano di lettura di tutta la Bibbia in un anno inizia Naum, quindi note su Naum. Note su Naum, piccolo libro ma di grande profondità. Autore Naum, che significa consolatore. Data di composizione probabilmente 603 avanti Cristo, ma ci sono varie ipotesi. Parole chiave, giudizio e vendetta. Versetti chiave 1-2, ma anche 1-7. Versetto 1-2. L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. L'Eterno è vendicatore e pieno di furore. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici. Però poi vediamo l'altro versetto. 1-7. L'Eterno è buono, una fortezza nel giorno dell'avversità. Egli conosce quelli che si rifugiano in Lui. Conosce quelli che si rifugiano in Lui. L'Eterno è buono, è una fortezza nel giorno della distretta, dell'avversità. Ed Egli conosce quelli che si rifugiano in Lui. Io mi rifugio in Lui, per mezzo del Signore Gesù. Anche voi, certamente, rifugiatevi nel Signore Gesù. È una fortezza nel giorno della difficoltà ed Egli conosce quelli che si rifugiano in Lui. Noi ci rifugiamo in Lui. Note varie. 1. Naum è uno splendido, vivido, pittorico poema sulla grandezza, sulla potenza e sulla giustizia di Dio e suo e sul conflitto tra l'Eterno e il crudele impero di Ninive. Bene. 2. L'unico tema del libro è la distruzione di Ninive. Il pentimento avvenuto all'epoca di Giona era ormai dimenticato ed era in atto una deliberata e completa apostasia. 3. La prima parte presenta il giudice, la seconda presenta il giudizio. Queste le note su. Il giudice e il giudizio. Benissimo. Vediamo i soggetti di preghiera. Le persone sole della mia chiesa. Preghiamo molto per questo. Ci sono molte persone sole, dobbiamo dare la nostra consolazione, la nostra stima, la nostra
compagnia. Preghiamo per le chiese evangeliche in Italia e nel mondo. Sì, le chiese evangeliche, perché spesso la parola evangelico non vuol dire proprio niente. Bisogna predicare Cristo, come abbiamo detto, e molte volte invece viene predicato una religione. Quindi preghiamo che ci sia chiarezza nella predicazione delle cosiddette chiese evangeliche. In particolare per la fedeltà alla parola di Dio. Fedeltà alla parola di Dio. No all'ecumenismo istituzionale. L'ecumenismo a combattere contro questa pazzia. No al liberalismo. Liberalismo, quindi giudicare la parola di Dio, dire che Dio sbaglia e che diciamo noi la verità. Già stiamo attenti a questi problemi nelle chiese cosiddette evangeliche. No al misticismo, carismaticismo. Misticismo, ipercarismaticismo, tutte manifestazioni della nostra anima, ma non razionali, perché razionale è solo la fede in Gesù. Preghiamo per i malati di malattie gravi. Malattie gravi, sofferenza spesso atroce. Preghiamo per il Sudan. Il Sudan, il piano di preghiera per le nazioni. E Uzbekistan, Karakalpaki. Uzbekistan, dove ci sono i Karakalpaki, che danno il nome, come sapete, alla mia mail. Rileggiamo i motti, il versetto. Rileggiamo i motti, i versetti. Qual è lo scopo della tua vita? Qual è lo scopo della tua vita? Abbiamo detto, l'unico scopo deve essere predicare il Signore Gesù. Naturalmente dobbiamo vivere, avere un lavoro, andare a scuola, fino in attesa del ritorno di Cristo, ma il nostro scopo sulla terra è annunciare la salvezza per la fede nel Signore Gesù. Attraverso la fede nel Signore Gesù. Questo è lo scopo primario della mia vita. Predica Cristo sempre, sempre di più. Lui è tutto il Vangelo. Ricordiamo ancora una volta questo concetto fondamentale. Noi non predichiamo una religione o una religione cristiana. Noi predichiamo Cristo, Cristo crocifisso e Cristo risorto, che offre gratuitamente la salvezza e la vita eterna. Versetto Ebrei 4,14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Grazie ragazzi per essere stati ancora una volta con noi. Oggi stiamo un po', non stiamo tanto bene come vedete, siamo un po' raffreddati, Giovanni è un po' raffreddato, però non abbiamo voluto rinunciare a questo breve messaggio di salvezza che ogni giorno vogliamo portarvi. Grazie e a presto.